Lexus entra a gamba tesa nel segmento più popolare e più in crescita in Europa, quello delle crossover di segmento B, e lo fa con la nuova LBX. Lei è una crossover lunga 419 cm, quindi molto compatta, ma che promette di avere al suo interno tutto il lusso che abbiamo imparato a conoscere dalle più moderne Lexus. Ma partiamo dall'estetica, perché cambia tanto rispetto al passato, in particolare nel frontale. Infatti non c'è più la classica clessidra che ha contraddistinto tutte le ultime Lexus, ma diverso elemento, un elemento che riprende sì la forma della clessidra, ma solo nella sua parte bassa, mentre davanti più in alto, quindi dove si raccorda il paraurti con il cofano, c'è un nuovo elemento stilistico che va a collegare i due fari con tecnologia full LED. La fiancata è raccolta, segnata da queste due profonde nervature qui, e poi troviamo al posteriore che cosa? Una luce sempre full LED che va da una parte all'altra del portellone, creata per sottolineare la larghezza dell'auto. Infatti qui abbiamo diversi centimetri in più rispetto alla Yaris Cross. Perché parlo della Yaris Cross? Beh, perché questa Lexus LBX è basata sulla stessa piattaforma GA. Aggiornata e modificata per essere un'auto più lussuosa, cresce leggermente la lunghezza, un centimetro, e cresce tanto la larghezza, ben 6 centimetri in più. Sotto il cofano cosa troviamo? Troviamo sempre un motore full hybrid, quindi come da tradizione Lexus in Europa, solo vetture ibride. Anche in questo caso però delle novità, infatti è stato aggiornato e si tratta di un'unità 1500 3 cilindri combinata a un sistema full hybrid che però è nuovo, sviluppa 136 cavalli, quindi un po' più di cavalli rispetto a quanto abbiamo visto con la Yaris Cross, e 185 Nm di coppia, che garantisce un'accelerazione da 0 a 100 in 9,2 secondi. Ed eccolo qui l'aggiornato 1500 3 cilindri full hybrid che, come dicevamo, ha 136 cavalli e 185 Nm di coppia, aggiornato anche nella sua parte elettrica con una nuova batteria che promette di erogare meglio e con più reattività l'energia elettrica, questo permettendo quindi di avere una risposta al pedale dell'acceleratore migliore, più pronta. Ma andiamo a vedere com'è fatta dentro la Lexus LBX, perché per voler essere un'auto di lusso ci vogliono finiture di alto livello, e effettivamente la percezione è molto diversa rispetto ad esempio alla Yaris Cross, che è un'auto sicuramente fatta molto bene ma che non si distingue per materiali pregiati, che qua invece soprattutto nella parte anteriore ritroviamo, a partire qui dal rivestimento della plancia molto morbido, passando per il volante che è quello di tutte le ultime Lexus, e per finiture curate. In questo caso abbiamo elementi in tessuto che vanno dalla plancia e corrono fino al pannello porta senza soluzione di continuità. Lo stesso materiale lo ritroviamo anche qui nei sedili, ma come vi farò vedere tra poco ci sono tantissime possibilità di personalizzazione che possono rendere questo abitacolo unico. Al capitolo tecnologia troviamo un grande schermo touchscreen da più di 9 pollici, è basato sull'ultimo sistema utilizzato da Lexus, che è un sistema direi reattivo, non è dei più evoluti in assoluto, nel senso che manca di alcune funzioni come può essere ad esempio la possibilità di dividerlo in due diverse finestre, quindi poter visualizzare contemporaneamente più contenuti, però un sistema che lavora bene, che ha Android Auto ed Apple CarPlay integrati wireless, quindi senza cavo, e anche il navigatore di serie. Davvero particolare di questo interno è la console centrale, rialzata, quindi come sulle auto di dimensioni più grandi, ed è davvero comoda, nel senso che ha diversi vani, uno qui per il telefono, un prima porta lattine, ma soprattutto questo crea spazio anche a un grande vano qui sotto. Più indietro troviamo la levettina per selezionare la marcia avanti e indietro,
un secondo portabicchieri e qui un vano portaoggetti di medie dimensioni, abbastanza capiente. Nuovo anche il cruscotto digitale. Il pannello sembra molto definito, purtroppo su questo esemplare di preserie su cui possiamo sederci e vederlo in anteprima non c'è la possibilità di andare a configurare, a vedere come sono i suoi menu, ma i tecnici di Lexus ci assicurano che è un pannello più configurabile rispetto al passato. Un interno più pregiato, come possiamo vedere anche dal pannello porta, dove troviamo plastiche abbastanza morbide, questo elemento a contrasto che può essere scelto tra tanti diversi materiali e poi una finezza, ovvero lo sblocco elettrico delle portiere, quindi basta premere questo tasto e accompagnare la portiera per aprirla. Ma andiamo a vedere come è fatta dietro e quanto spazio c'è. Con la posizione di guida impostata su una persona alta più di 1,80 m, comunque di centimetri per le gambe ce ne sono. Lo stesso vale per la testa, io sono alto circa 1,80 m, ho ancora comunque diversi centimetri e una cosa che si apprezza è che si appoggiano bene le cosce sul divano, quindi è comodo viaggiare qui nella parte laterale. Diverso il discorso per chi viaggia al centro, infatti come possiamo vedere qui questa parte del divano è rialzata, quindi si perdono un po' di centimetri per la testa, ma soprattutto è molto più rigida delle parti laterali. Quello che si nota qui dietro è che le finiture sono un po' meno raffinate di quelle che troviamo qui davanti. Innanzitutto non ci sono le bocchette da reazione e poi alcune plastiche, sebbene sembrino uguali, in realtà sono più rigide. Il baule ha una capacità di 332 litri a divano in uso, una capacità buona per la categoria e infatti, come possiamo vedere di qui, di spazio per caricare i bagagli ce n'è, anche se non ha delle forme molto regolari, come possiamo vedere da qui, e mancano dei ganci delle borse. L'unica altra comodità è qui la presenza di una presa a 12 volt. Altra cosa poi non del tutto positiva è il fatto che il divano sia reclinabile soltanto in configurazione 60-40 e manchi una botola per gli sci. La Lexus LBX sarà ordinabile a partire da ottobre con le prime consegne attese all'inizio del 2024. Per quanto riguarda i prezzi, beh, non sono ancora stati annunciati, anche se ipotizziamo un listino di partenza da circa 35-37 mila euro a salire.